Tovaglie come tele da pittura, vino come colore, la performance artistica andata in scena a Stradella nel corso della 10ª edizione di Vinuva ha suscitato molta curiosità e dato la sensazione di aver lasciato il segno nel modo di comunicare il prodotto vino. Un omaggio al nettare di Bacco come prodotto culturale, fattore economico, simbolo dell'identità di un territorio che da sempre vive di vino. 6 gli artisti che nella serata di sabato hanno dato libero sfogo alla creatività, affrontando il tema con assoluta libertà. È il caso di Apostolo, che ha versato del vino sul corpo di una modella e, posandovi un lenzuolo bianco, ha ottenuto una sorta di sindone con un evidente riferimento religioso al vino come sangue di Cristo, mentre Gico, al secolo Gigi Conti, ha prodotto una divertente indagine sulla comunicazione del vino. Un omaggio alla vite e ai suoi frutti è arrivato invece da Pino Lia, che ha utilizzato la tecnica del dripping, mentre Rossana Schiavo ha dato un'interpretazione più vicina alla mitologia classica. Infine Riccardo Ghirardini, già a Stradella con la rassegna Luci ad Arte, e l'artista serbo Dušan alle prese con una composizione tridimensionale raffigurante la vite. Come ti trovi a lavorare col vino? Ah, col vino io lavoro benissimo, è energia fondamentale, io la uso da questa parte qua, è come tanta gente qua, immagino. Mi raccomando che vengo bello, eh. Lo trovo un modo simpatico per avvicinare le persone all'arte contemporanea e per valorizzare la nostra cultura, no? Che la nostra lingua. Poi l'idea è rimasta un'idea finché non ho trovato dei validi collaboratori. Il comune di Stradella si candida così ad essere promotore della prima collezione di arte enologica. I lavori della prima edizione sono infatti già destinati ad essere esposti in fiere di settore e nei comuni gemellati.